Bentornati su No Mamma Ammazzo, bentornati nella rubrica Toys and Unboxing. Se avete già visto il video sugli Avengers, sapete cosa è successo. La cara Giulia qui mi ha regalato per Natale queste due confezioni. Ho fatto un video sugli Avengers in cui testavo le sue conoscenze non nerd, perché lei comunque non mastica molto di questo mondo. Andatelo a vedere così vedete se fate meglio di lei. Scrivete nei commenti tutti i personaggi che riconoscete, tutto quello che sapete di quei personaggi, quindi voglio sapere anche il nome senza la maschera, eccetera, eccetera. Qua invece la voglio fare un po' più facile. Qui non parliamo più degli Avengers, parliamo dell'Uomo Ragno, dei Spider-Man e dei suoi nemici più famosi, i Sinistri Sei. L'Uomo Ragno è colui che dopo Batman della DC Comics è quello che ha la Rogue Gallery più colorata, e noi qua andiamo a conoscere una bella rosa di nemici di Spider-Man. Ecco qua, vado a fare l'unboxing. Mentre apro, dico che questi prodotti, almeno così deduco dalla borsa in cui me li ha regalati, li potete trovare al Disney Store, giusto? Sì, Confermi. esattamente. Ok. Devo dire anche che questo è chiuso meglio di quello degli Avengers, il che è un peccato per chi vuole tenere le confezioni più intatte possibili. Io ovviamente no, perché sennò non l'aprirei nemmeno, però diciamo che quella degli Avengers aveva molta meno colla e quindi si poteva richiudere con tranquillità. Qua invece mi sa che mi toccherà rompere un po' la scatola. Lo sfondo è davvero bello. Qua ci sono sempre disegni che trovate in tutti i prodotti di Spider-Man, in tutti i prodotti Marvel. È sempre lo stesso, ecco un pochino l'ho rotto. È sempre lo stesso disegnatore, che se non sbaglio è Scott Campbell, al limite ve lo metto in descrizione. Qua invece Ah, facciamo che li andiamo. spacchetto Ecco, io spacchettali e tu. Io nell'ordine in cui li spacchetto tu ti mi spieghi. spiego, esatto, in questo. Professor non mi ammazzo, Esatto, in insomma. questo video io non testerò le capacità di Giulia, anche perché gli Avengers li abbiamo visti al cinema, mentre Spider-Man purtroppo non ha avuto tutti questi nemici. Qualcosa al cinema l'ha avuto di questi nemici, ma non tutti. Ah, iniziamo così Vabbè, facile. iniziamo dal principale. Vabbè, ovviamente, ecco, guardate quanto è fatto bene. Scusate se è poco a fuoco, lo metto un po' indietro. Il simbolo sul retro è fantastico come nei fumetti. Non ha la continuazione qui tra la spalla e il guanto, quindi è un po' come la versione a cartoni animati di Ultimate Spider-Man. Molto figo però, molto molto bello. Li apro anch'io per la prima volta, cioè nonostante si vedano attraverso la scatola trasparente, li apro anch'io per la prima volta. Ma l'Uomo Ragno ha avuto un sacco di costumi. Se voi guardate anche sul sito Viola le mie live in cui gioco a Marvel Spider-Man, vedrete che si possono prendere tantissimi costumi. Tra i vari costumi ne ha avuto uno creato da Tony Stark, e mi riferisco al fumetto, non al film, perché nel film ha un altro aspetto. Nel fumetto ha questo aspetto qua e si chiama proprio Iron Spider-Man o Iron Spider. Ha gli stessi colori dell'armatura di Tony Stark, quindi oro e rosso, tant'è che Peter Parker disse a Tony Stark: sai che esistono altri colori anche oltre all'oro e al rosso? È antiproiettile e ha quattro, qua ce ne sono tre tra l'altro. Non ricordo, scrivetemi voi nei commenti se nel fumetto sono quattro o tre zampette da ragno, perché dovrebbero essere quattro in teoria, perché uno, due, 3, 4 i suoi arti più 4 fanno 8, che sono le zampe del ragno in teoria, però non lo so, dovrei rileggerlo. Parliamo di fumetti del 2006, attorno al periodo Civil War dei fumetti. Allora, qua iniziamo invece, quindi questi sono due costumi di Spider-Man ed sono sempre costumi di Peter Parker, non sono altri personaggi, non sono Ragno Rosso, non sono Miles Morales, non sono Spider-Gwen, non sono cloni, è sempre Peter Parker che indossa due costumi. Qua invece abbiamo un fantastico Venom appollaiato su quella che pare essere una tomba.
Sembra una tomba, sì. Sì, pare. Pare. Venom è stato anche un costume dell'uomo ragno. Peccato che non è un costume, è un essere senziente, è un essere alieno che Peter Parker ha scambiato per un costume intelligente che gli era stato, diciamo, creato su un pianeta mentre combatteva una delle tante guerre intergalattiche che c'erano con gli Avengers, con i Fantastici 4. Quindi questo liquido alieno, che è un simbionte che si è impossessato di Peter Parker, lui lo ha scambiato per un costume finché non si è reso conto che gli stava cambiando la personalità, se n'è sbarazzato e se n'è appropriato, guarda caso, una delle persone che odiava Spider-Man, ovvero il reporter Eddie Brock, che era stato sbugiardato dall'uomo ragno perché ha sbagliato un servizio su quello che era il mangiapeccati, cioè non so se era un serial killer o comunque qualcosa del genere, incolpando una persona sbagliata. Spider-Man lo ha sbugiardato e ha rovinato la carriera di Eddie Brock, che poi si è arrabbiato e guarda caso ha trovato un compagno nel simbionte, diventando quello che è Venom. Quindi Venom è l'unione di Eddie Brock e del simbionte alieno. Il simbionte alieno è stato indossato per un breve periodo anche da un altro personaggio, anche da un altro cattivo, che è McGargan, che in realtà per la maggior parte della sua vita è stato quest'altro nemico, ovvero Scorpion, lo scorpione, uno dei miei nemici preferiti, nonostante non brilli di intelligenza, sia considerato al pari di uno scagnozzo, però io lo adoro perché è il nemico naturale del ragno, ed è fantastico. Ah, è stato, lo scorpione è stato creato da J. Jonah Jameson, il giornalista del Daily Bugle, che odia Spider-Man, non si sa perché, però non lo sopporta. Lo odia al punto che ha collaborato anche a un esperimento per rendere un ex detective privato, McGargan, che è lui, lo scorpione. Quindi lui ha gli stessi poteri dell'uomo ragno, ovvero aderisce alle pareti, ha la forza proporzionale di uno scorpione e in più ha una coda meccanica prensile che sputa anche veleno, se non sbaglio, e ha questo fantastico costume con le righine che lo fanno sembrare le cose dello scorpio, degli insetti, come si chiamano, se c'è qualche entomologo in ascolto, gli insetti sono divisi in sezioni e quello rappresenta un po' le sezioni dello scorpio. Okay. Allora, ok, questo come sta? Okay. Che lo vedete volare su un aliante, e questo è il fumo dell'aliante, genera una nuvola su cui lui si appoggia, quindi è fatto proprio bene. Questo è il Green Goblin, che lo abbiamo visto nel primo Spider-Man, quello con Tobey Maguire. Mm-hmm. Ed è anche questo un nemico, un costume che è stato indossato da più nemici, prima da Norman Osborn, il padre del miglior amico di Peter Parker. Mm-hmm. Poi da Harry Osborn, il miglior amico di Peter Parker, e questo lo abbiamo visto in Amazing Spider-Man 2, e poi è stato indossato ancora dallo psicologo di Harry Osborn, sempre con questa fattezza, quindi ci sono stati 3 Green Goblin, e poi ci sono stati altri 2 personaggi che hanno cambiato i colori e si chiamano Hobgoblin, ed è un personaggio che ha altri colori, quindi ha la casacca arancio e la pelle bluastra e la faccia pallida. Però hanno sempre l'aliante. Ah, questo è anche l'arcinemico di Spider-Man, cioè questo è il Joker. Se questo fosse Batman, questo sarebbe il Joker, quindi questo è l'arcinemico. Come si distingue un arcinemico da un nemico è che è abbastanza ossessionato dal protagonista e gli uccide i parenti, fondamentalmente. Okay, quindi il Joker, sì, il Joker ha reso paralizzata Batgirl, ha ucciso con un piede di porco il secondo Robin, che poi vabbè è resuscitato, aveva tutte queste robe qua. Il Green Goblin ha scoperto l'identità dell'uomo ragno, è stato uno dei primi nemici a scoprire l'identità dell'uomo ragno, poi fortunatamente ha avuto un'amnesia, poi quando gli è tornata la memoria gli ha ucciso la fidanzata gettandola da un ponte, diciamo così, per semplificare. Quindi questo fa di Goblin la sua nemesi. Qua abbiamo un altro bestione che io vorrei far vedere anche vicino a Hulk, mm-hmm.
Nei fumetti non si sono mai capite benissimo le proporzioni, eh? Ci vorrebbe proprio un manuale della Marvel, ci sono. Ecco, qui è grande quanto Hulk. Hulk penso che possa essere anche più grande, dovrebbe raggiungere forse 3 metri Hulk, se non sbaglio. Questo invece è Rhino, che è un altro intelligentone, diciamo, non brilla di intelligenza, è un ex agente sovietico, mi sembra, Alexis Siskevich, credo, che è stato sottoposto a un esperimento e gli hanno praticamente, non impiantato, gli hanno messo addosso questo costume, che ha la pelle di un rinoceronte, che lui non si può togliere. Ah, è proprio attaccato. È attaccato alla sua pelle, quindi lui, cioè, non è che soffre anche un po' di questa condizione, perché vorrebbe non avere questo costume sempre addosso. Questo nella versione classica, lo vediamo anche un po' nella versione del videogioco, anche se già lì è un po' più meccanizzato. Nella versione Ultimate Spider-Man si vede pochissimo, anche lì è molto meccanico. Anche in Amazing Spider-Man 2, che lo vediamo per pochissimo, sembra un Transformer, se è un rinoceronte meccanico. Ma la vera natura di Rhino è che lui ha il costume attaccato alla pelle e se ne vuole liberare. Parlando di esperimenti sulla pelle, anche questo non scherza. Questo è l'uomo sabbia, che praticamente ha il potere di trasformare il suo corpo in sabbia e farci tutte le forme che vuole, quindi può ingrandirsi, può fare delle come si chiama, delle palle chiodate, delle armi con il suo corpo, molto simile per esempio all'uomo d'argilla in Batman, che ha il potere di trasformare il suo corpo in argilla, quindi è molto simile, però l'uomo sabbia non può cambiare aspetto, questo è il suo l'aspetto dell'uomo sabbia è il suo oppure in forma sabbiosa. Mentre l'uomo d'argilla ha anche il potere di assumere le sembianze di chiunque voglia, anche perché era un ex attore, quindi riesce a imitare i volti di tutte le persone che vede, addirittura in un'ultima evoluzione riesce a farlo anche a livello molecolare, quindi anche il DNA della persona che interpreta. L'uomo sabbia ha lo stesso problema, nel senso che è stato sottoposto a un esperimento per sbaglio, nel senso che lui si è evaso da un carcere, si è trovato su una spiaggia mentre facevano dei test nucleari e il suo corpo è diventato così, quindi non ha un costume ma è proprio il suo corpo. Se avete visto Spectacular Spider-Man, questi due nemici sono stati creati nello stesso laboratorio da un esperimento molto simile. Finiamo con un altro degli arcinemici di Spider-Man, se non la sua nemesi, come è diventata Goblin con gli anni, è stato comunque il primo vero nemico di Spider-Man a livello di intelletto, a livello di minaccia. Questo è il Dottor Octopus, che è un dottore che ha anche lui, dopo un esperimento, ha fuso 4 braccia meccaniche al suo corpo, che poi gli hanno tolto, poi le ha riprese, poi riesce a controllarle comunque, non si è mai capito bene. Comunque ha 4 braccia meccaniche che lo fanno sembrare appunto una piovra, perché 4 sono i suoi arti, 4 sono quelli meccanici, quindi il Dottor Octopus. A differenza degli altri, Goblin escluso, anche Venom abbastanza escluso, ecco, questi 3 sono, diciamo, al pari di scagnozzi, questo invece è la mente che ha creato i Sinistri 6, ovvero un'associazione criminale volta ad eliminare Spider-Man. Però, ecco qua, ci sono 6 nemici, ma non sono i Sinistri 6, o meglio, più o meno tutti hanno partecipato a diverse formazioni dei Sinistri 6, come in una rock band, no? Che cambia il cantante o il batterista. Ma le formazioni più longeve, la formazione originale dei Sinistri 6, non comprendeva Venom, che non era ancora stato creato, e non comprendeva neanche Goblin, che per la maggior parte ha agito da solo, forse è stato in un paio di formazioni dei Sinistri 6. Ovviamente me lo dovete scrivere voi qui sotto nei commenti, tutte le formazioni dei Sinistri 6 che voi conoscete, quella originale, se Goblin ha partecipato ai Sinistri 6, se Venom ha partecipato ai Sinistri 6 e quando. La formazione originale, se non sbaglio, comprendeva oltre questi 4 anche Kraven il cacciatore e il camaleonte, se non sbaglio, che è quello che poi ha gli altri poteri simili all'uomo d'argilla, cioè cambiare aspetto, però non può cambiare forma.
Oppure potevano anche esserci. Dunque, Scorpion c'era. Boh, non ricordo. Fatemi sapere voi se c'è qualche altro elemento dei nemici di Spider-Man che ha partecipato ai Sinistri 6. Fatemi anche sapere cosa avreste messo voi al posto di un'altra versione dell'Uomo Ragno, perché qui abbiamo due uomini ragno. Avreste messo un altro nemico? O avreste messo un altro personaggio amico, tipo il Ragno Rosso? Tipo il secondo Ragno Rosso? Tipo Miles Morales? Oppure un altro nemico, tipo appunto Kraven o il Camaleonte, qualcun altro dei Sinistri 6? Fateci sapere qual è il vostro nemico di Spider-Man preferito tra questi e oltre a questi. Ti ringrazio per questo regalo. Se non avete visto l'altro video sul regalo di Natale che mi ha fatto Giulia, andatelo a vedere, in cui facciamo l'unboxing, e come sempre con l'imbuto e con l'imbuto vi saluto e ci vediamo nel prossimo video in cui farò un altro unboxing di Natale. Ciao ciao, ciao.